Si è svolto ieri un incontro tra il centrodestra di Pesaro e il prefetto. Cosa è emerso e quali temi sono stati affrontati? Siccome è dai primi di agosto che facciamo domande, abbiamo fatto un decalogo di domande, abbiamo protocollato gli accessi agli atti e le risposte ancora non sono arrivate, abbiamo cercato con il prefetto di capire se ci fosse una strada ulteriore da percorrere e soprattutto quale potesse essere anche un sostegno che le istituzioni, in questo caso la prefettura, potesse darci. In particolar modo ci siamo concentrati sulla Fondazione Pescheria, alla quale abbiamo chiesto di conoscere dove ha speso i soldi di quest'anno della Capitale della Cultura. Dall'accesso è emerso parzialmente, almeno, che il quadro si aggira ad oltre 4 milioni di euro, quasi 5, e di queste risorse non è chiaro quali siano stati poi dopo i beneficiari. E allora abbiamo voluto, con il tramite appunto del prefetto, far emergere un po' di chiarezza rispetto a questo. Il prefetto è stato molto disponibile, ci ha garantito la massima così disponibilità anche per azioni future, perché il nostro è un mandato elettorale sacro, tutto sommato, e rispetto al quale noi dobbiamo cercare di svolgere al meglio il nostro compito. Lo facciamo attraverso le commissioni controllo e garanzia che si stanno riunendo, attraverso tutti gli organismi istituzionali ordinari. Purtroppo c'è stata negata la commissione d'inchiesta, che invece avrebbe consentito anche ai cittadini una maggiore partecipazione e coinvolgimento. Speriamo che nelle prossime settimane le risposte arrivino e soprattutto che i cittadini possano riuscire ad avere quella chiarezza, quella trasparenza che nei loro confronti è un dovere. Hanno fatto discutere le dichiarazioni del sindaco Andrea Biancani. Qual è la vostra posizione? Sì, abbiamo capito che eravamo noi il suo mirino, era evidente che ce l'avesse con noi, perché è vero, nel mese di agosto abbiamo depositato oltre 10 accessi agli atti su tematiche molto precise e mirate, facendo richieste mai generalizzate ma molto specifiche, come la norma impone. Però è evidente che questo significhi comunque per il dirigente o per il responsabile doverci dare una risposta. Il prefetto ci ha ricordato: voi dovete pretendere una risposta. Una risposta è doverosa, quindi in qualche maniera la risposta di Biancani, di una semplicità quasi, devo dire, imbarazzante, perché dire lascia agire su una questione così delicata diventa sicuramente ancora più ridicola dopo i recenti fatti, quelli che stanno uscendo in queste ore rispetto alle sponsorizzazioni. Rispetto alle quali anche lì lunedì scorso abbiamo depositato un accesso agli atti proprio per conoscere le sponsorizzazioni che il Comune di Pesaro ha rendicontato nei vari eventi, nelle varie iniziative in cui è stata coinvolta Stella Polare o Opera Maestra. Ancora quell'accesso, i tempi sono brevissimi, l'abbiamo fatto lunedì, non è stata data risposta. Oggi scopriamo, insomma, dalle cronache giornalistiche che probabilmente queste sponsorizzazioni ci sono state. Secondo un meccanismo molto particolare, il comune chiedeva la sponsorizzazione, Stella Polare fatturava all'azienda. Devo dire che anche qua la chiarezza è davvero poca. Nelle prossime ore sicuramente faremo ulteriori azioni insieme ai colleghi del centrodestra per avere la massima trasparenza e la massima garanzia possibile.